Il 25 e il 26 maggio a Lentiscosa, frazione del comune di Camerota, si terrà la sesta edizione de Le Vie del Gusto, tradizioni lentiscosane. Un contenitore di enogastronomia, musica popolare, storia, arte, artigianato e natura che darà ai visitatori che sceglieranno di prendere parte all'evento la possibilità di immergersi per due giorni nella cultura cilentana. Come? Con la degustazione di piatti tipici locali, per esempio, come la minestra selvatica o la maracucciata, pietanza a base di farina di grano e di maracuoccio, piatto tramandato da secoli e che nell'aspetto è simile alla più nota polenta. In programma, nelle vie del gusto, anche un'escursione di trekking organizzata dalla condotta Slow Food Camerota e Golfo di Policastro nell'ambito dello Slow Food Day 2013 e che si snodrerà lungo il sentiero del Mediterraneo con partenza alle 9 di domenica 26 maggio dal porto di Marina di Camerota e sosta alla spiaggia Calabianca. Le due serate delle vie del gusto saranno poi allietate dalle note calde di pizzica e taranta. Si esibiranno infatti gruppi musicali Operazione Tarantella, IMIA Ethno Music Project e Le Sette Bocche. Le Vie del Gusto nasce nel 2007 dall'intuizione di alcuni giovani del luogo che hanno scelto di unirsi sotto un'unica bandiera, quella dell'Associazione Tradizioni Lentiscosane, con il sano obiettivo di tutelare le usanze popolari, la storia e il patrimonio artistico-culturale locale mediante la riscoperta e la valorizzazione del passato. L'atmosfera che si crea ogni anno, afferma Silvano Del Duca, presidente dell'Associazione Tradizioni Lentiscosane, fa ritornare Lentiscosa allo splendore dell'antichità, coinvolgendo quanti visitano il piccolo villaggio del Cilento. L'obiettivo ultimo, conclude Del Duca, della manifestazione è puntare sia sulla destagionalizzazione turistica che sulla valorizzazione delle fasce interne del Cilento. Cucito, bobe, tosi, l'aliento, monte.